Buongiorno, buongiorno carissimi. Siamo di nuovo qui a fare questo nuovo video. Oggi, sapete, è la vigilia della partita che stiamo aspettando, insomma, da un po' di tempo, che è quella della Supercoppa italiana che si svolgerà a Riyadh, a Dubai, insomma, laggiù. Allora, oggi, vabbè, giornata del cazzo, sono uscito, ho preso un po' d'acqua, però speriamo che almeno milanista bagnato, milanista fortunato, no? Come si suol dire, però. Allora, prima però c'è da parlare, like, caprina attiva, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale, condividere se vi va, insomma, spargere la voce, nei commenti ditemi cosa ne pensate di quello che starò per dire. Ok, allora, come detto, abbiamo la vigilia, domani sarà una partita, una delle punti clou di questo 2023, un obiettivo che era la Coppa Italia è sfumato, o ce lo siamo fatti sfumare, o lo volevamo sfumare, vabbè, ma queste sono altre cose. Domani è proprio secca, è così, o vinci o perdi. E il fatto che sia una partitaccia, una partita complicata, già di per sé sono tutte complicate, poi dal periodo che veniamo, anche quello, insomma, vedi che sappiamo che la nostra squadra ha qualche difficoltà. Però, ecco, domani soprattutto nel derby, l'Inter non è che se la stia passando meglio di noi. Le ultime due partite di campionato hanno fatto l'ultima tre, via, perché da partire dal Napoli hanno fatto meglio, anche se giocate così così, Coppa sono passati, noi invece abbiamo fatto i cazzoni, ma questi sono stati i discorsi. Allora, si parla tanto di mercato, spuntano nomi a casaccio, a destra, a sinistra, ogni nome, dietro ogni angolo c'è un nome di qualche giocatore che sicuramente non è vero. Abbiamo visto la squadra come il Chelsea spendere. C'è più di 120-130 milioni per quello. Boh, vabbè, qui come fanno e noi non. La differenza si vede, poi secondo me ci dovranno essere anche un po' più di regole, un po' più precise per tutti e giù eque, però è così, si possono permettere di spendere, noi invece andiamo sempre a vedere l'occasione, a stare attenti ai bilanci e purtroppo è così, è così. Proprietà o non proprietà non me ne frega un cazzo, non voglio mettere in mezzo le proprietà, se spendono, se ne spendono. Quelle sono cose che io mi esento, non mi compete. Ovvio che un po' uno storce il naso, però giustamente se ancora non è arrivato il momento, poi vedremo come si evolverà, se in caso in estate uno potrà fare delle valutazioni. Si è fatto il nome anche di Buffon, 44-45 anni. Non è vero niente, non è vero niente, hanno tirato fuori questo nome i giornalai per fare clickbait, per vendere notizie, ma non è vero. Comunque è vero che siamo sulle orme da quello che stanno dando come notizia che siamo dietro a un altro paio di portieri. Ora, ecco la cosa che posso permettermi di dire è che, ma porca puttana, se te hai difficoltà nel reparto offensivo, hai solo Giroud, perché Righi e Rebic, anche Rebic sembra rientrato, ma non ti danno quella sicurezza di arrivare a fine anno integri, perché sappiamo come fanno. So recidivi a infortuni e ricadute. E te ti trovi solo con Leao nella punta centrale e addirittura far giocare De Ketelaere che non lo è neanche lui. E lì uno si può storgere un po' il naso. Si storge il naso, giustamente, dice, ma come? Abbiamo carenza in altri reparti, anche come terzino sinistro, si è fatto male Ballotori, abbiamo solo Teo, tocca far giocare destra che non è un sinistro, non è un mancino, dici cazzo. E storci il naso, giustamente, perché non ho capito questi portieri che ci si fa. Boh, forse è una squadra di pallavolo, pallamano, beach volley, non lo so, non lo so. Comunque. Ah, domani è una partita complicata e secondo me, a parte non sarà l'atmosfera, io queste partite qui le avrei giocate tutte in Italia, ve lo dico sinceramente, perché in che senso ha non respiri l'atmosfera, anche per gli stessi tifosi, però purtroppo in Italia siamo in difficoltà economica, anche le istituzioni calcistiche più se le mangiano e hanno bisogno di raccattare qualche soldo per continuare a mangiarci. E allora andiamo a giocare dappertutto, le manderebbero sulla Luna, nel lato oscuro a giocare, le manderebbero su Marte, le manderebbero in culo al mondo pur di incassare qualche milioncino. Domani è una partita che secondo me si risolverà molto con i cambi, le modifiche dei moduli tattici a partita in corso. All'inizio sicuramente sarà una partita di studio, sarà secondo me un po' bloccata per varie cose. E comunque abbiamo, ragazzi, io siamo un po' più un po' me, me, abbiamo meno forma rispetto a loro, ma noi possiamo, abbiamo le qualità, abbiamo le doti che ci possono permettere di portarla a casa. Quindi
Poi, se saranno più bravi, complimenti, bravi. Se vinciamo noi, saranno anche meriti nostri. Poi, sono state le lamentele. Hanno già iniziato a piangere e questo mi fa incazzare perché hanno detto già che i milanisti hanno già iniziato a scaldare l'ambiente, gli animi, ma quando poi è 2 giorni che rompono le scatole con Maresca, come se dando la colpa che l'abbiamo scelto noi Maresca. Noi, come lui per noi è come Orsato, è come... Non si può vedere Maresca. A parte, vi parlo personalmente poi, uno come Maresca, secondo voi andiamo a scegliere Maresca? L'abbiamo scelto noi, perché neanche voi lo volete, e allora dovete dare subito la colpa a qualcuno che l'ha scelto, vabbè, normale. Già fanno così, però ci sta, sono le regole del gioco e la colpa è tutta noi, ora noi siamo noi, vabbè, siamo noi che scegliamo chi arbitrare, chi sta al VAR, va bene così, convinti voi. Poi, comunque, allora, io mi spero vivamente di vedere un bel Milan. Un bel Milan non significa sul piano del gioco, voglio vedere un Milan attento, con le palle, che ci mette le palle in campo, le palle così. Due palle così, una squadra quadrata, corta, accorta e anche in fase offensiva insomma un po' più di spregiudicatezza perché non si senta mal l'uomo. Abbiamo sempre paura di fare le giocate, poi andiamo a fare dei in certi frangenti andiamo a farci la giocata quando, nel momento più inopportuno che non riescono. Ecco, allora bisogna giocare con più semplicità, con la testa, viaggiare di testa, veloci, rapidi, meno tocchi a quel pallone e dai scaricarlo subito. Fare movimenti, non aspettare il pallone, vero Rafa? Vero Rafino mio? Movimenti in contrappallone, no? Poi non mi passano, non mi arriva un pallone, mister. Movimenti, 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 velocità negli spazi, gettarsi negli spazi, inserirsi e tutto il resto. Dietro, vi spero che dietro facciano una partita, si siano un po' tranquillizzati anche con l'arrivo di Kier, che calmi un po' le acque e niente, niente, poi ragazzi, va giocata, se ne riparlerà al 90esimo, 95esimo, 120esimo, dipende dopo rigori, dipende dove arriva. Io possibilmente la vorrei chiudere prima, però sono partite che non è scontato nulla e dobbiamo essere pronti appunto e anche a soffrire. Dai, ci vediamo domani, live reaction, ore 19.50 sul mio canale, qui sul mio canale YouTube per... della live reaction della Supercoppa, ok? Milan Inter Riyadh, Supercoppa Italiana 2023. Dai, fiducia ragazzi, su, è un momento passeggero, è passeggero questo momento, è un momento che viene e passa, intanto tocca a tutti, ok? Ciao ragazzi.